Ci terrei che lei in qualche modo rimarcasse quali siano i ruoli della Presidenza e quali siano i ruoli del relatore di maggioranza, visto che qua il dominio del PD cerca sempre di estendersi ovunque, anche laddove non ha competenze. Grazie. Sì, allora, d'accordo, è evidente che spetta alla Presidenza valutare se ci sono comportamenti, diciamo, scorretti, ma questa era una valutazione personale. C'è anche la Presidente Ferranti che chiede la parola su questo. No, 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 scusate un secondo. Prego, Presidente. Solo per precisare che non è relatore il... Ah, sì, certo, Sono non è io la relatore, relatrice. lei è la relatrice, d'accordo. Va bene. Comunque, allora, chi vuole parlare contro? C'era Bonafede, vuole parlare contro? Deputato, prego. Grazie Presidente. Innanzitutto, visto lo zelo che lei usa sempre nei confronti del Movimento 5 Stelle nel chiedere a che titolo si interviene, auspichiamo che lo faccia la prossima volta anche con i deputati del PD e in particolare con la Presidente Ferranti. Era per specificare che non era Lei non lo Ermini sapeva perché relatore. cos'era, Presidente, a meno che lei non sia in sintonia tale con la Presidente Ferranti da leggere nella Va mente bene, della Presidente. proceda. È Grazie. contro la richiesta, quindi faccia il suo intervento, deputato. Grazie. Il deputato Ermini si è stupito e ha giudicato ostruzionistico l'atteggiamento del primo. Del Movimento 5 Stelle dopo il mio intervento di 20 minuti. Cioè, Presidente, se è ostruzionistico un intervento di 20 minuti, uno di fronte a una delle più grandi porcate che minano alle basi la democrazia di questo paese, allora mi sa che ci lamenteremo un tantino nei prossimi sproloqui del Presidente del Consiglio che durano sempre un minimo di mezz'ora e che non trasmettono esattamente nulla nella sostanza.